corsa per aprire il sipario sull'Expo 2015, riuniti davanti alla Villa Reale di Monza tutti i maggiori rappresentanti della regione Lombardia, con esponenti anche che arrivano dagli altri paesi. È stato confermato che saranno 131 i paesi che parteciperanno all'esposizione universale che si attende. Non mancano le preoccupazioni, abbiamo incontrato diversi esponenti della politica, delle istituzioni del nostro territorio, abbiamo chiesto loro cosa ci si prospetta in vista di questo importante appuntamento. Grazie a te. Come sapete, ho ritenuto di dover rappresentare l'interesse comune della nazione, sostenendo fin dall'inizio la candidatura dell'Italia e di Milano per l'Expo 2015. Il fatto che dopo aver vinto la battaglia della candidatura condotta con spirito unitario, sia cambiato il contesto politico, si siano avvicendati governi diversi, senza che la scelta di impegno per l'Expo 2015 subissero contraccolpi o siano messi in questione o vacillassero, ha un evidente importante significato. Sta in effetti a significare che, nonostante le tensioni e i fattori di instabilità che da tempo caratterizzano i rapporti politici e la vita istituzionale del nostro Paese, tuttavia, in certi momenti si sa riconoscere da parte di tutte le forze politiche e sociali responsabili quel che tocca esigenze vitali della nazione e deve sollecitare la più larga convergenza di sforzi, un'autentica feconda coesione sociale e istituzionale. Grazie. Signor Presidente della Repubblica, la sua presenza qui è l'immagine e la sostanza dell'unità nazionale, e l'Expo vince e vincerà se sarà simbolo dell'unità nazionale. E così è stato fin dall'inizio, quando l'Expo è nato. Io voglio qui dire che l'Expo ha rappresentato in questi anni di grande turbolenza del nostro Paese, turbolenza politica e istituzionale, sempre un punto di riferimento di unità, invece, sia nel momento nel quale è partita, sia nel momento davanti alle difficoltà. Oggi qui la sua presenza è la presenza che dimostra che l'ultimo miglio, e adesso ci apprestiamo a compiere, è l'ultimo miglio che ci porterà alla vittoria, che sarà la vittoria di tutti. Non è un fatto solo di Milano, non è un fatto solo regionale, ma la cosa importante è che ci sono tutte le istituzioni oggi, il governo, la regione, il comune, il Presidente della Repubblica. Da oggi parte la fase nuova,
quella di valorizzazione e di diffusione dei contenuti di Expo, Nutrire il pianeta, energia per la vita. È un'iniziativa, quella di oggi, organizzata, fortemente voluta da Regione Lombardia, proprio perché vogliamo dare il segnale dell'impegno di tutte le istituzioni, ed oggi si realizza questo e si vede materialmente questo impegno. C'è molto da fare, c'è da recuperare un po' di tempo perso, e l'impegno però mi sembra convinto del commissario, del comune, della regione. Ci sono tutte le condizioni perché Expo sia davvero quello che deve essere, un grande successo per tutta l'Italia. E questo tema, il contrasto alla contraffazione, sia uno dei temi centrali di Expo. L'export agroalimentare italiano vale circa 30 miliardi di euro, ma nel mondo ogni anno si consumano prodotti che sembrano italiani, che suonano come italiani, il cosiddetto Italian Sound, che vale almeno il doppio. Ecco, l'Expo può essere una grande occasione anche per fare un accordo tra tutti i paesi presenti. Sindaco Napolitano Monza, per alzare i riflettori su Expo 2015, attualmente la città cosa risponde? La città risponde in maniera positiva, da tanto che ci stiamo preparando per questo evento. Quello che accade oggi credo che sia importante, ovviamente non solo per la città ma per tutto il paese. Noi ci vogliamo far trovare pronti, la villa è in fase di restauro, tra un anno sarà completato e a quel punto potrà essere davvero sede di rappresentanza di Expo 2015, ma mi pare che la cosa importante è che da oggi si dia avvio anche ai temi e ai contenuti che sono presenti in Expo, e da questo punto di vista credo che Monza e la Brianza hanno davvero molto da dire, quindi è sicuramente un fatto straordinario, importante. Ecco, che ruolo pensa che avranno Monza e la sua provincia durante l'Expo e durante i lavori in preparazione dell'Expo? Sì, io credo però che Expo sia un'opportunità che ci viene data in quei sei mesi, ma soprattutto per costruire un pezzo di futuro. Poi noi siamo nelle condizioni di poter mettere in mostra quelli che sono gli elementi di eccellenza che sono presenti sul nostro territorio. Credo che a volte noi abbiamo un po' troppo sottovalutato le eccellenze dal punto di vista storico, culturale e ambientale, e adesso è arrivato il momento di metterle in campo. Io sono convinto che con Expo si creano delle opportunità per costruire un futuro. Ma i fondi si trovano, l'importante è avere delle idee. Io ho capito subito nel primo rapporto che abbiamo avuto con Expo, noi abbiamo sottoscritto con Expo 2015 fin da gennaio un protocollo d'intesa come Comune di Monza, che subito abbiamo allargato al resto delle forze sociali, culturali, economiche della zona. Ecco, io ho capito che in fondo occorre soprattutto in questa fase avere delle idee da mettere in campo, e poi è chiaro, il tema dei fondi è un tema importante, però se ci si vuole credere bisogna trovare anche la forza e le energie necessarie per poterla portare a compimento. Direi che oggi è una giornata molto importante, direi Monza e la Brianza tutto, e per l'Expo 2015. Speriamo che questa venuta del Presidente della Repubblica, del Presidente della Repubblica Napolitana, del Presidente del Consiglio Letta, diano un'immagine di questa Brianza, di questa Villa Reale, di questo nostro parco e del nostro autodromo, per cui che venga presa in esame anche la Brianza per l'Expo 2015. Ad oggi che ostacoli ci sono per continuare con i lavori e anche con il coinvolgimento di tutte le istituzioni? No, non ci sono ostacoli veri, cioè, e farei anche fatica a parlare di altri poteri, no, mi pare che sia ormai un tema di lavorare con intensità, le cose che facciamo le sapete, per cui non c'è un ostacolo vero quanto il lavoro quotidiano. Non credo che noi dobbiamo chiedere più niente a nessuno, in primis anche rispetto alle risorse finanziarie non abbiamo da chiedere più niente a nessuno, i soldi ci sono, vanno bene, quindi diciamo che è un nostro dovere ormai. Certo è che ogni attività che è legata alla costruzione, come sapete, prevede mille autorizzazioni, cioè sono problemi di tempi, però il futuro è nelle nostre mani. I soldi giusti per fare un Expo non monumentale, ma non era quello che volevamo fare, e poi stanno arrivando anche fondi importanti dalle aziende, sono in partenza fra 8 giorni per l'Asia e farò in una missione rapida, però Cina, Corea e Giappone, probabilmente firmeremo un altro grande contratto, e quindi insomma stanno arrivando anche dal mondo privato, non dico più risorse previste, ma tutte le risorse previste stanno arrivando bene. È apprezzato da tutti il fatto che le due principali forze partiti abbiano anteposto l'interesse
nazionale interesse particolare, poi è chiaro che il dibattito interno c'è in ogni paese, l'importante è che poi si trovi una sintesi e si facciano le riforme necessarie per vincere la grande sfida contro la crisi, che non può essere soltanto fatta un'azione fatta solo di sacrifici, ma serve un'azione forte per la crescita, serve pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione, ecco lì vedo molti ritardi e l'Italia dovrebbe fare molto di più. Quello. In occasione dell'Expo avete già individuato dei punti forti su cui puntare? Diciamo che bellezze e gioielli da esporre ce ne sono in tutti i territori, in tutte le province. Adesso io mi sto attivando con l'assessorato itinerante che abbiamo denominato Cultura in Cammino. Abbiamo lanciato l'iniziativa Varese una decina di giorni fa, proseguiremo a Mantova, nel Mantovano, la prossima settimana e quella secondo me è un'iniziativa importante proprio perché va a toccare quelle realtà meno conosciute, meno oggetto anche di attenzione e di promozione a livello nazionale e internazionale, quindi bisogna fare, diciamo, mettere in rete tutto questo patrimonio spesso poco conosciuto. Quindi. Ecco, l'Expo sarà incentrata anche sul tema dell'alimentazione ovviamente, come pensate di unire la cultura e l'alimentazione? Ma con l'assessore Fava pensavamo proprio a rilanciare la cultura dell'alimentazione, ma anche a iniziative comuni sul territorio che possano sposare cultura, diciamo quella più nel vero senso della parola, ma anche iniziative legate all'agroalimentare. Ad esempio ho partecipato tempo fa a Maleo alla presentazione della rassegna Arte e Vino, quella è stata una buona iniziativa proprio perché è riuscito a coniugare un'offerta culturale legata alla pittura con l'esposizione di quadri di un autore locale, ma anche le bellezze, diciamo, gastronomiche, enogastronomiche del territorio. Abbiamo parlato sul tavolo tematico delle problematiche relative alla contraffazione, siamo partiti dal tema della sanità, tema della salute, un tema compreso nel documento strategico di Expo, per arrivare poi a delle azioni concrete che avranno una ricaduta sicuramente anche in campo economico. Ricordiamo che il settore agroalimentare oggi segna due punti positivi e quindi proprio nei settori che oggi trainano dobbiamo investire e dobbiamo essere maggiormente attenti. Abbiamo un paradosso in questa esposizione internazionale: da una parte i paesi che hanno necessità di avere il cibo e dall'altra i paesi che invece si concentrano sulla qualità. Proprio all'interno di questo paradosso va fatta una sintesi perché tutti possano raggiungere un risultato, perché l'Italia possa essere protagonista di un'azione a livello internazionale sul tema. Come Regione Lombardia abbiamo voluto fortemente questo evento, non solo partendo, lo ricordo a tutti, da investire soldi per ristrutturare la Villa Reale, ma poi affinché la villa diventasse un punto fondamentale anche per l'Expo. Insomma, un impegno concreto che anche noi consiglieri regionali del territorio ci siamo assunti per rilanciare anche l'economia di Monza e Brianza. Ecco, Expo 2015, qual è l'attenzione invece verso le province un pochino più delocalizzate rispetto a Milano? Beh, io non credo che vi saranno province delocalizzate, credo cioè che tutta la Lombardia debba presentare il meglio di sé e che anzi tutte le realtà, tutte le aree lombarde siano un ponte per il resto dell'Italia. Non ci nascondiamo che molti visitatori verranno per Expo, ma altri verranno per visitare Venezia, per visitare Roma, per visitare Napoli e Firenze e per questo transiteranno anche da Expo. Insomma, dobbiamo avere un occhio di attenzione per tutto il sistema Italia e sotto questo profilo io ho già incontrato in Roma, nella cosiddetta conferenza delle regioni, molti assessori al turismo regionale per cominciare a proporre, a produrre pacchetti turistici insieme. Mancano alcune scelte del governo che però si è impegnato a fare. L'importante è che adesso c'è una unione di tutte le istituzioni, di tutti coloro che hanno creduto e credono in Expo 2015. Mi sembra che il segnale di oggi, la presenza del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato e delle istituzioni locali sia un segnale importante e soprattutto dimostra la volontà di andare avanti insieme per arrivare e vincere questa sfida. Qual è l'ostacolo più duro ora da superare? Non ci sono ostacoli. Bah, sicuramente sì, noi siamo già su questa partita da un paio d'anni. La provincia di Sondrio, quindi la Camera di Commercio e la provincia stessa hanno messo a disposizione delle risorse, hanno assunto una persona, quindi noi abbiamo già l'uomo Valtellina Expo che da un paio d'anni sta lavorando
una relazione stretta con l'ambiente milanese rispetto a tutto quello che potrà esserci per un territorio come il nostro. Quindi noi abbiamo già portato parecchie delle nostre imprese qui ad incontrare l'ufficio acquisti dell'Expo per avere delle opportunità di lavoro con le nostre imprese. Avremo delle opportunità di presentazione dei nostri prodotti enogastronomici, anzi lo abbiamo appena fatto in un lancio che è stato fatto in Regione Lombardia lunedì sera. I prodotti enogastronomici presentati erano quelli valtellinesi. Presidente Emanuele Bertolini ci ha parlato di un impegno economico da parte della Camera di Commercio di Sondrio in occasione di Expo 2015. Ecco, in cosa consiste? Dunque, noi abbiamo stanziato delle risorse su un progetto che andrà avanti evidentemente anche oltre il 2013 e quindi per il 2014. Insieme all'amministrazione provinciale abbiamo messo a disposizione della società di sviluppo locale appunto fondi in un rapporto paritario, si è aggiunta anche, quindi anche la regione Valposchiavo. Abbiamo messo 40.000 euro a testa come prima attivazione del progetto, poi nel fine anno, ottobre, nel mese di ottobre, tireremo le somme e vedremo come proseguire. Diciamo che le progettualità sono state individuate, i temi anche sono quelli della miglior partecipazione delle nostre aziende nella fase di procurement, quindi negli acquisti, la miglior presenza dei nostri prodotti nel padiglione Italia e evidentemente anche la predisposizione di prodotti e pacchetti turistici per cercare di attirare in provincia di Sondrio la moltitudine di turisti che arriveranno durante la realizzazione di Expo a Milano. Siamo messi benissimo perché nelle nostre vene, a fianco ai globuli rossi, scorrono anche le note musicali. Ecco, quindi noi abbiamo un'attitudine genetica alla musica. Non avremo un grande spread, sicuramente il nostro PIL non è invidiabile, però quanto a creatività e a musicalità non ci batte nessuno. Il filosofo Heidegger parla di un'umanità dispersa gettata nell'esistenza.